Non mi sarei mai aspettato un cambiamento simile. Immaginato un salto generazionale oltre ogni limite. Il filo conduttore collegato col passato cestinato, destinato a restare inutilizzato. Sentori, sensazioni ed istinti quasi agli antipodi. Zero timori misti ad atteggiamenti ridicoli. Se sono loro a cui lasciamo il nostro testimone, non ci lamentiamo se il futuro non ha prospettive nuove. Basta dare un'occhiata per rendersi conto che l'adolescenza è stata rovinata ed ha toccato il fondo. Abili solo a lamentarsi pur avendo mille cose con cui trastullarsi, divertirsi fino a tardi. Meglio non dire niente, hanno l'animo bollente e la gente che li avverte è vista come petulante. E tra 10 anni parleranno male a loro volta di quello che sono stati, ma al momento non gli importa. Cosa risulterà? Che fine si farà? Ora non si sa. Cosa risulterà? Che fine si farà? Ora non si sa. A 20 anni già segnati come anziani, già ci vedono piazzati con il broncio lì davanti ai cantieri stradali. Non sono grati a ciò che abbiamo fatto fino ad ora, sempre indaffarati, mai disposti a dire una parola. Risvoltinati fino al cazzo col calzino alto, busta di tabacco, tatuaggio, jeans con lo strappo. Vanno all'attacco, tanto sanno che la danno, queste troie fanno solo questo perché sai non hanno altro. Pecore nere in qualsiasi generazione, ma quella 97 senza dubbio è l'annata migliore. Colpa della rivoluzione tecnologica che è stata causa di una transazione tragicomica. Parole non più usate, chat malate, insensate, perdonate, ma vi mostro in che condizioni state. Ve ne fregate se qualcuno vi riprende, pensate soltanto alle poche cazzate che tenete in mente. Cosa risulterà? Che fine si farà? Ora non si sa. Cosa risulterà? Che fine si farà? Ora non si sa. Cosa risulterà? Che fine si farà? Ora non si sa. Cosa risulterà? Che fine si farà?